Ciao a tutti, stavamo aspettando effettivamente i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti per capire un attimo quale sarebbe stato possibilmente l'atteggiamento futuro della Fed e quali sono i risultati. Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti, sono Simone Stevani, consulente finanziario. Ebbene sì, finiamo oramai questa settimana, cominciata lunedì, con risultati molto positivi nei principali indici sia americani che europei, proseguita poi per tutto il martedì. Quindi si stava pensando effettivamente che davanti a questa lotta all'inflazione da parte delle banche centrali, queste incominciassero ad avere nel futuro un atteggiamento un po' più tranquillo e quindi meno restrittivo. Per quale motivo? Perché dal punto di vista macroeconomico stavamo vedendo effettivamente tanti indicatori che misurano lo stato di salute futura dell'economia, cosiddetti leading indicator, ossia i cosiddetti indicatori PMI, che stavano manifestando un forte, fortissimo rallentamento dell'economia stessa. Dall'altra parte abbiamo visto anche l'OPEC durante questa settimana, complice la sicura recessione che colpirà gran parte dei paesi tra fine 2022 e inizio 2023, come ci è stato preannunciato proprio dal direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha ridotto la propria offerta di 2 milioni di barili al giorno, proprio per contrastare appunto questa riduzione di domanda che tutti stavamo vedendo. Quindi l'ultimo dato che stavamo effettivamente aspettando era il dato sul tasso di disoccupazione negli Stati Uniti. Ovviamente questo dato non è un dato anticipatore, bensì è un dato lagging, ossia un dato ritardato, quindi si rifà all'effettiva disoccupazione che c'è stata negli Stati Uniti nel corso di settembre. Questa disoccupazione purtroppo, e dico purtroppo poiché la disoccupazione è diminuita, non è aumentata, è diminuita dal 3,70% al 3,50%, ma in una situazione come quella attuale, dove le banche centrali cercano di alzare appunto i tassi di interesse con l'obiettivo di abbassare l'inflazione, quindi di ridurre la domanda, vedere un mercato del lavoro così forte come quello appunto che sta manifestando il mercato statunitense è una cosa negativa per i mercati. Infatti ci si dovrebbe aspettare con questa politica assolutamente restrittiva un aumento del tasso di disoccupazione, cosa che purtroppo non abbiamo ancora visto, ma che stiamo comunque intravedendo per quanto riguarda gli indicatori anticipatori. E qui sorge un bello, bellissimo dilemma che accompagnerà per le prossime settimane la Federal Reserve: dare più peso agli indicatori anticipatori oppure guardare lo specchietto retrovisore, ossia indicatori ritardati come possono essere il tasso di inflazione oppure il tasso di disoccupazione. Sembra in questo momento che la Federal Reserve stia guardando unicamente con lo specchietto retrovisore, ossia i dati passati, per formulare le proprie aspettative in termini di andamento dei tassi di interesse in futuro. Quindi dobbiamo per la prossima settimana dare un'occhiata a quello che succederà in termini di inflazione sempre negli Stati Uniti. Troveremo l'indicatore CPI e vedremo se effettivamente questo incomincerà a ridursi in maniera marcata. Ovviamente le politiche restrittive messe in piedi dalla Federal Reserve sono molto molto importanti. Il rischio di ritrovarsi tutto un tratto con un forte calo di inflazione, un aumento della disoccupazione e una recessione dell'economia molto più importante rispetto ad un normale soft landing incominciano ad essere molto molto più importanti. Ovviamente se ti è piaciuto questo video mettimi un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Per essere contattato in un'adeguata pianificazione dei tuoi risparmi trovi tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.